Allora, ci dovremmo essere, penso. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Dateci, come sempre, il vostro feedback se sentite bene, se sentite basso, se sentite alto, se non sentite. Non so se è una cosa positiva o negativa quella di sentirci. E tra l'altro lo... Sì, positiva. Ora Lori... No, no, infatti, sei un po' buio Andrea, eh? C'è po'... Eh no, vabbè. Dopo un po' di tempo che mancavamo queste mancavano queste chiacchierate, insomma, dopo un po' di, di gameplay tra Formula One Manager, Formula 1-22... Tanto lorinat0r ci, ci fa la sub, benvenuto, grazie mille... Cioè, no, eh, scusa, l'iscrizione, <ride> mi confondo sempre, l'iscrizione... No, 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 Tro è chiedere troppo, ma... Sì, sì, grazie lo stesso, Massimo. Ciao, benvenuto. Buonasera, sempre presente Massimo. Ti vogliamo al nostro evento. We race la prossima volta iscriviti ti vogliamo conoscere. Allora, ciao, battitore. Ciao, un altro dei abbastanza fedeli de del canale, Mattia. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ti Ci aspetto una serata per scoppietta. Eh, insomma, l'argomento, soprattutto principe. <ride> l'argomento è di fuoco, però. Uh, cioè, non so voi, ma era inevitabile che prima o poi questa cosa sarebbe venuta fuori perché uh, era palese che nuove regole, trovata la legge. Trovato l'inganno, no? Come si suol dire E da un po' che facevate live, è vero, infatti e abbiamo, abbiamo rimediato Insomma, ora sì. L'altro motivo perché stiamo Insomma, abbiamo avuto Diverse cose da fare negli ultimi tempi dal punto di vista del canale, soprattutto dal punto di vista burocratico, e quindi siamo, il tempo è stato abbastanza, abbastanza piccolo. Andrea non si sente? Andrea non si sente, mi dicono. Boh, mi dicono che non si sente, Andrea. Io ti sento. Io ti sento, vediamo se abilito l'audio del desktop. Ditemi adesso se si sente. Prova, 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 prova. Così aspettiamo. Non roi vuole dei luci, ok. Mi dicono. Ok, mm. E eh, vabbè, allora, allora forse l'NDI source che non funziona è... benissimo. L'NDI è, è un po' ciucco, diciamo eh. Vabbè, allora lo disabilito e abilito l'audio del test, non vorrei che arriva, vi arrivasse l'eco. Insomma, fa, fa, fateci sapere se ci sono altri problemi. Uomo chiamato contratto, ciao! Ti ho visto ieri ah, in live, eh, nell'ultima live dell'Andrea Moda, dove tra l'altro, <ride> non so per chi era presente, mi sono accorto di una cosa che ho sì, fatto. Per... Gliccia... Non so se mi sei glitchato malissimo sul mio computer, è tutto verde adesso, sembra una cateram. <ride> eh, te, te devo, fa... devo fare uno screen, aspetta, bro, perché è incredibile questa cosa. Sera Gabibbo, e... Sera... insomma stavo dicendo che ieri mi sono accorto che ho fatto le ultime qualifiche le ultime qualifiche della... Ah bello, tutto verde, Hai visto Allora aspetta, ti metto la mia webcam. Allora, vai. A posto. Insomma, stavo dicendo, mi sono accorto che eh, siccome facevo, ho preso delle, degli assetti da, da un sito, facendo gli assetti, però mi sono... cioè non mi sono reso conto che facendo gli assetti lui di default ti mette 20 kg di benzina. Finché fai le prove libere va bene. Il problema è quando fai le qualifiche, ti ritrovi con 12 giri di benzina sulle spalle e casualmente arrivavo sempre ultimo. Poi durante la gara rimontavo perché ovviamente <ride> ero più veloce di quello che ero, ma con 10 giri in più di benzina non è che si potesse fare molto. E vabbè, questa, Un saluto questa cosa qui. Mazzoni, Lollo ci. Uh, si. Sì, Fala, iscrive, come... al si iscrive. iscrive al canale quindi si iscrive eh. l'iscrizione, Abbonamento è eh, l'abbonamento grande, esatto, esatto. grande te, grande te, Lollo. Grandissimo. Uh, una live dove tutti hanno sbagliato, sì, uh, ieri due gare, due pit sbagliati. Eh, vabbè, lasciamo, lasciamo e io vedere. vi dico soltanto che stavo montando un video particolare che non vi posso dire ancora qual è. E ogni tanto switchavo sulla tab di, di Twitch per vedere più o meno che punto era. Ogni volta che attivavo l'audio c'era un vaffan, porca puta! Tutto così. Allora, ah, vabbè, ho, avuto, ho avuto problemi al DRS in qualifica. Mi sono dovuto qualificare senza DRS. In gara il cambio era usurato al 75%. Mi hanno toccato tre volte. I PIT li hanno sbagliati tutti, cioè. <ride> Più di così. So, fate voi. Vabbè, a parte questa parentesi, direi di passare all'argomento caldo di oggi. Che eh, è quello è il motivo principale per cui abbiamo fatto questa live? E eh, ovviamente, scrivete anche voi le vostre domande e i vostri pareri nella chat. E quello del budget cup era, come dicevo prima, inevitabile che prima o poi qualcosa sarebbe venuto fuori perché, come dicevamo prima, assolutamente, come ho sempre sostenuto, che le regole sportive della FIA sono scritte con i piedi. Immaginiamoci una regola. <ride> Su un budget gap dove Beh, mh, puoi invertarti qualsiasi cosa pur di non. Uh... Mettere delle fatture, non le mettere, pagare in nero, cioè quante, quante cose si possono fare. Ah, non parliamo di fatture in questo momento, eh, che no? Già non infatti, non mi... cioè, eh. Ci stiamo impellagando in questi, questi discorsi. Brutte cose. Allora, per chi no, non sapesse, ma penso siano in pochi, praticamente è venuto fuori che eh, Red Bull e Aston Martin avrebbero eh, sforato il budget cap del 2021, si dice Aston. Ancora sono dicerie, però, ovviamente ne hanno parlato anche oggi Toto Wolff e Chris Corner. Quindi sono cose che sanno tutti, quindi sono vere. Però ancora non sappiamo di preciso eh, che cosa. Però si dice che Aston Martin abbia sforato il budget di meno di 5 milioni di euro. Mentre Red Bull sui 9-10 milioni di euro, che sono tanti, sono molti, sono un'enormità. Soprattutto possono fare la differenza in maniera incredibile rispetto ad vincere e non perdere e il problema è che non ci sono regole chiare come sempre, perché non, cioè, si, si dice che non si può sforare un certo tetto di budget però non si dice non si, almeno, almeno non si è detto a, pre, a priori quali erano le sanzioni allora, si dice che le sanzioni entro i 5 milioni dovrebbero essere una multa, non Meglio specificata o meglio precisata E per chi va sopra i 5 milioni cosa, cosa faccio? Cioè qual è la situazione? Allora Scordatevi scordatevi Che il titolo di Vestalper Venga tolto Perché le possibilità di que su quello Sono no, Non nulle, sono sotto lo zero Non succederà mai Bisogna capire che cosa La FIA ha intenzione di fare Perché come hanno detto giustamente a Sky, si, si fa a creare un, un precedente perché se effettivamente Red Bull ha sferrato di 10 milioni il budget, ha vinto il titolo l'anno scorso, vincerà i titoli anche quest'anno. Quindi, due anni che vince il mondiale piloti e un costruttori. Intanto si è portato a casa due anni di titoli. E poi cosa ne andrà a fare? Una multa? Una deportazione di punti nella classifica costruttori? Io ho guardato la classifica costruttori l'anno scorso. Red Bull si può permettere più di 200 punti di penalità, arriverebbe comunque seconda. Quindi mh, si parla di, di fuffa. Non so che cosa ne pensi tu. Io, cioè, appena hanno, hanno messo la regola del Magic Cup, ho detto qui, a tempo, tempo poco, verrà fuori qualche scandalo, perché è sicuro, è sicuro. E, e soprattutto, eh, un'altra cosa che a me, sinceramente, non, non capisco. Cioè, se metti una regola, devi anche gestirla in maniera opportuna non si non può venire fuori il discorso budget cap 2021 a ottobre dell'anno dopo perché cosa fai dopo, die cioè, dopo dieci mesi vai a toccare il, la classifica dell'anno scorso al massimo deve venire fuori prima della, della stagione successiva non so se, se sei d'accordo con me allora io sono d'accordo ma io credo che tutta questa vicenda non sia altro che un uh... Cub de Teatre accuratamente preparato perché eh, questa cosa che la Red Bull aveva sforato il budget cap è una voce che eh, gira nel paddock, ma da mesi lo sanno praticamente tutti che, eh, che la Red Bull ha, sfiorato, ha sforato e sfiorato. sempre, ha sforato il budget cap. Per cui eh, gli addetti ai lavori, secondo me, nessuno. Abbiamo perso Andrea, no, okay, non... oh, ok vai, ti abbiamo perso un secondo, vai. ci sono, sì. no dicevo sanno che non, non ci saranno così grandi conseguenze e quindi, esatto, non, ne, nessuno, se, se notate nessuno ha fatto dichiarazioni eh, al vetriolo, a parte vabbè Toto Wolff lo farebbe comunque soltanto per fare titoli. Eh, ma è, è il, il fa, fa il suo lavoro, fa quello che deve fare. Insomma, non, non lo scopriamo. Certo, adesso e... il problema è come bene dicevi tu: eh, sanno di per certo la Red Bull che una volta vinto il titolo, non glielo andranno mai a togliere. È successo sempre così. È successo sempre così. Quando è venuto sì. fuori lo scandalo Grash, Grashgate l'anno successivo, la, quella gara la doveva essere annullata. Il problema è che se annullavi quella gara dovevi togliere il titolo a Lewis Hamilton e quindi non l'hanno fatto. Lo stesso discorso è Kimi nel 2007 che le, le BMW e le Williams erano state trovate con la benzina troppo fredda. Eh, però il problema è che se squalificavi le Williams e le BMW davi il titolo a Hamilton a tavolino e, e la FIA non le ha squalificate. Non, non succederà mai che la FIA cambi il risultato della pista dopo. Dopo, qualsiasi cosa succeda, quindi Red Bull sapeva benissimo che... Anche sforando 5-10, magari ci saranno i punti grigi, le fatture fatte a fare ad Alfa Tauri, quella cosa fatta in nero intestata a qualcun altro, ci sono miliardi di cose che puoi fare e sanno anche che se vengono scoperti al massimo gli daranno qualche moltina, qualche punticino di penalizzazione nei costruttori, ma anche quello ci credo poco, o al massimo forse ti diranno guarda l'anno prossimo i milioni che hai speso in più... Uh, l'anno scorso, l'anno prossimo ne spendi meno. Intanto mi sono portato a casa due titoli, però. Capito? Sì, no, esatto, ma alla fine comunque non è una cosa che eh, debba così farci preoccupare più di tanto, tra virgolette, preoccupare. Perché eh, il, il fatto fondamentale è che eh, questa cosa non si tradurrà mai in una sanzione eh, a livello di classifica e quindi non, non, non ha. Non ha senso dare troppo peso a questa cosa. Eh, tra le altre cose c'è anche da dire che eh, una squadra così esposta come Red Bull, eh, se tu vedi eh, il peso che ha in Formula 1, sa benissimo che eh, non potrà mai essere eh, sanzionata. Così pesantemente da mettere a rischio la propria competitività perché semplicemente la Formula 1 non se lo può permettere: dato che i team competitivi in questo momento sono tre, e se se ne toglie uno, già hai, hai mandato all'aria il motivo per cui hai fatto delle regole diverse con delle specifiche di macchine diverse per aumentare la competitività. E se poi la togli a una scuderia, viene meno tutto il discorso che, che, che hai imbastito su quella cosa, no? Sì, no, infatti eh, si, ritorna, si ritorna al solito discorso. Uh, il problema è che la FIA in questo momento ha uh, una bella patata bollente. Perché se non staziona Red Bull a questo punto il budget cap si sì, no, cade ah, completamente. Anzi, non voglio dire che non, non sia da sanzionare per quello, eh. anzi, eh, cioè il, il problema vero è che non c'è eh, una, un, cioè noi non sappiamo eh, se una squadra eccede il budget cap cosa effettivamente rischia. Eh, e, e, cosa, e cosa non viene fatto. Eh, noi sappiamo sempre: l'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, lo racconteremo: eh, che in questi casi molto spesso si finisce nel compromesso e quindi eh, non, non ci stupiremo di qualunque sia l'esito. Oppure nelle, nei sotterfugi, insomma, abbiamo visto con Ferrari quando è stata scoperta, magari col motore 2019 non è stata squalificata, ma è stato messo un accordo che magari il prossimo anno stavano un pochino più tranquilli, oppure con la McLaren nel 2007 fu squalificata solo nei costruttori, cioè mh, difficilmente la FIA con i grossi scandali è andata a intaccare i risultati, come, come detto prima. Eh, al massimo Red, quella rischia Red Bull è avere un budget cap inferiore agli altri il prossimo anno, Corriere però, come ripeto, Mazzoni... intanto si porta a casa due, due, per, due, per due anni il titolo. Poi il prossimo anno si vedrà. Ciao Roberto, ciao, grazie dell'iscrizione, grazie, allora andiamo a leggere intanto qualche commento dalla chat, allora vediamo se riesco a metterla a, a schermo. Vediamo un po'. Ok. La Ferrari è stata squalificata, Yuri, solo che ha imposto il veto non è stato diffuso l'accordo. Eh, infatti, quello è, stato... quello è stato detto prima. Però la Ferrari non è stata squalificata per la stagione in cui ha commesso l'eventuale reato. Capisco che ti voglio dire. Sì, non è Quindi stata neanche Fer... squalificata, Se... in realtà. È stato... Ipotesi, ipotesi. Se la Ferrari avesse vinto il titolo nel 2019, non l'avrebbero... Cioè, la Ferrari se la sarebbe portata a casa poi gli anni successivi allora sarebbe stata tarpata alle ali però avesse vinto il titolo nel 2019 la Ferrari non le avrebbero tolto quindi eh, più, è, il discorso più o meno è sempre quello è sempre eh, lo stesso modus operandi che ha, che ha la FIA Sì, ha pagato l'anno dopo e quello che probabilmente farà, farà Red Bull se effettivamente ha fatto 10 milioni però come, come ripeto intanto si è portato a casa per due anni il titolo Barando, sì. eh, questo, eh, questo è questo il discorso. Quindi, eh, siamo un po' boh, eh, Le regole devono essere uguali per tutti. Eh, il, problema, il problema è quello: eh, o si dice fuori il budget, vieni squalificato. però come ripeto, non può venire fuori a 10 mesi dalla conclusione del campionato dell'anno scorso. Ok, se ci vogliono squalifiche importanti. Lo Devi fare prima, almeno prima dell'inizio del, del, del campionato successivo. Lo, può, cioè ormai, dopo dieci mesi, è passato troppo, troppo tempo. Passato troppo tempo. Sì, sì, no, è vero. Allora, all, uh, sì, lui si dice: per me. Ehm... Mattia ci dice, va, andranno a abbassare il budget cap e limitare i test sulla dinamica sulla Red Bull il prossimo anno. Ma è quella penso sia la cosa. Se, ripeto, se eh, sono vere le voci dei, dello sforamento del budget di 10 milioni, secondo me al massimo la Red Bull rischia questo. Però, intanto, già ha una macchina che è performante molto, anche magari con meno sviluppi. Si ritrova comunque con una macchina competitiva la Red Bull, eh. non è che anche prossimo anno con meno budget cap e con meno feste la troviamo a lottare per il centro gruppo perché questo scordate perché... Wow. quindi mh... comunque... no certamente anche perché comunque non ha, uh, non ha problemi anche quando va in difficoltà a venire fuori subito nel giro di due o tre gare l'abbiamo visto quindi uh, non credo che sia un, una grossa preoccupazione per loro Cosa succederà invece per Aston Martin? Aston Martin sembra che abbia sforato il budget entro i 5 milioni di sforamento e quindi di dicono che dovrebbe rischiare solo una multa. Una multa per aver pagato troppo. È <ride> una cosa <ride> particolare. Però, insomma, Aston Martin non rischia più di tanto. Il problema è che quando il problema, tra virgolette, arriva... Delle squadre grosse, le squadre che hanno vinto il titolo, <ride> grazie a questo, fosse già appunto. Fosse uno solo Aston Martin, non sarebbe successo chissà che cosa. E oggi ne abbiamo parlato nella chat con i Content Creator, con Migu, con Ila, con Antonio. E Migu sostiene che questa cosa è stata fatta uscire ad arte proprio adesso perché insomma le. L'attenzione sul mondiale stava scemando perché Verstappen non ha vinto. Allora, di, di, lui sostiene che sia stata messa ad arte adesso, proprio in questo momento, per rimettere tutto lo, il ciclone addosso. Sì, infatti alla Formula ho ripreso 1. la sua teoria perché di base sono abbastanza d'accordo, nel senso che mh, a meno che cioè abbiamo visto. Eh, tranquillamente, che in passato è venuto fuori alla luce del sole che un team ha truccato una gara e questa non ha inciso sull'esito di un campionato, quindi di cosa ci stiamo preoccupando? Allora, Matteo ci chiede se è possibile una squalifica solo nel costruttori mm, nel 2021. Il problema è che ormai, eh, per esempio, no, i la di distribuzione no, dei soldi a seconda della serie di costruttori sono già stati dati, penso quindi cosa fa? Glieli gli, richiede indietro. Ripeto: doveva essere fatta prima questa verifica, anche questa cosa e dicono eh, doveva uscire oggi, invece uscirà il 5 di ottobre perché devono fare ancora delle verifiche. Cavolo, in 10 mesi ancora le verifiche non sei riuscita a farle. C'è cioè bisogno di 5 giorni in più. In questi 5 giorni, cosa po mai potrà saltare fuori? Chris Horn era. Ha... Prisorner l'ha dichiarato no? che cioè, alla fine non è che ha smentito più di tanto, e lui ha detto eh, è un regolamento nuovo! Ci sono delle zone grigie. Secondo noi ci sono delle spese che non dovevano andare. Eh, eh, sì. È così. È un gran bordello. È un gran bordello. Allora, il problema è che il potere sanzionatorio. Della FIA è molto limitata dal peso politico delle squadre. e Questo, come detto prima, è un altro problema. Una cosa è se salta fuori Aston Martin, che prendi le squalifiche e ti diamo e stai zitta. Una cosa è se arriva Red Bull che fa la voce grossa. E questo... questo è sempre stato e sempre starà così. Con Wolf, ancora peggio. <ride> Vabbè, ah la Aston Martin sta zitta perché ha stroll che dice: Vabbè, quanti sono 5 milioni in più? E vabbè, dagli sti 5 milioni, chi se ne frega? Cioè, questo è più o meno il mood. Però. Matteo ti dice: Ordine, quando è stato intervistato su Sky, sembrava la persona più calma nel mondo perché sa benissimo che il titolo non glielo toglieranno mai. Quindi, cosa rischia? Intanto, come ripeto. Un'altra volta, tanto se portato a casa due titoli in due anni, poi se il prossimo anno gli daranno 5 milioni in meno, 10 milioni in meno, pazienza. Cioè, voglio dire, io firmerei per <ride> vincere per due anni e poi esatto. il terzo si vedrà. <ride> Capito? Il problema, ripeto, è che se ora, come diceva Wolf, tutti sanno che sforando di 5 di 10 le, le sanzioni sono, sono niente allora a quel punto lo fanno tutti o tutti o penso Ferrari e Mercedes eh, boh. secondo voi Verstappen in queste ultime gare avrà problemi di affidabilità secondo me molto difficile perché ormai ma quando mai ormai e, 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 i problemi di affidabilità la Red Bull li ha risolti da 6 mesi sì, poi anche se li avesse, non è, che, non è che perde il titolo. Però, comunque abbiamo visto nel, almeno nelle ultime gare, Verstappen. Secondo me, non ha neanche espresso tutto il suo massimo potenziale. Perché no. è stato talmente superiore che magari a metà gara. A spa. A, per me. Mh, metà gara ha passeggiato. Quindi, che, che problemi di affidabilità vuoi avere? Eh. <ride> quando hai una superiorità è anche in vantaggio anche da questo punto di vista, quindi eh, sinceramente eh, non vedo problemi di questo tipo da parte di Verstappen da qui alla fine, anzi in, nel gruppo ho già sostenuto quello che penso non, non voglio dirlo perché non ho la voglia di fare a Verstappen, però secondo me da qui alla fine penso sia difficile che perda qualche gara Qu questa forse quella è quella più complicata per lui, potrebbe essere. Se passa questa liscio da qui alla fine, secondo me. Sì. Oh, ciao Ila, è arrivata Ila Motor Talks. Oh, ciao Buonasera. Ila. Ciao, grande. E allora, diciamo, diciamo che è il momento dopo questa domanda di parlare anche delle FP1 e 2 che ci sono state oggi, già che ci siamo. Sì, non so se se è visto qualcosa, se hai dato un occhio. Ma allora, io uh, vorrei dare il premio, grazie al Coulthard per, uh, per oggi, per, uh, a Pierre Gasly, che ha dichiarato che l'incendio um, sulla sua macchina chiaramente non ha, um, non ha migliorato le cose. <ride> e grazie da... al Coulthard, eh, aggiungerei. Sì. Questa la vedremo su Flop Gear eh, di sicuro, probabilmente. Sicuramente sì. Comunque, eh, abbiamo avuto un Hamilton redivivo in FP1 che sì, ha fatto il mio tempo davanti a Verstappen da eh, e Leclerc su Soft. Che grazie a Tanto il cool eh, da... tempo, doppio Fulle Gin si iscrive al canale. Benvenuto, e allora benvenuto. E allora benvenuto, eh, però, comunque. Diciamo che non è eh, sinceramente un, uh, un motivo di preoccupazione per nessuno, né Ferrari né Red Bull, questo, questo tempo di Hamilton, perché comunque è una libera. Però, intanto. Ho visto, fa... Ho visto un. Um... Ho già dato un occhio alle riprove libere e Bobby, guardando le telemetrie, sosteneva che Mercedes sia molto più su di motore rispetto a Ferrari e Red Bull perché si vedeva che in fase di accelerazione fino alla staccata era, la sua curva era, era molto più elevata delle de, de altre due. Quindi, sì, è una notizia, però insomma, aspettiamo le qualifiche per stabilire una gerarchia precisa. Soprattutto, Mercedes ha sempre palesato. Problemi soprattutto in qualifica e partire dietro in una gara come Singapore è un po', un po più complicato rispetto al Gala. Problemi soprattutto in qualifica, soprattutto con Hamilton, perché Russell comunque si è sempre mantenuto più avanti. Eh. Eh, in sì, ogni sì. caso eh, c'è anche da considerare un fatto che è quello che a Singapore c'è anche l'asfalto nuovo che è stato posato quest'anno. E... E che comunque questo tipo di vettura su questo circuito non ha mai corso, quindi è una cosa sicuramente interessante. Eh, alcuni piloti non avevano ancora bene le misure, uno di questi era Stroll che ha pataccato la, la macchina a un certo punto contro il muro, senza grossi danni in realtà. Eh, FP2, poi Science Leclerc P1, P2. Anche qui Leclerc... i risultati sono completamente sì. poco indicativi perché uh, non ci danno una oh. vera stima delle forze in pista però sappiamo, lo sappiamo che questo è un circuito che teoricamente è più favorevole a Ferrari Sì, bisogna anche vedere <ride> spesso in passato è stato detto così anche in Ungheria doveva essere così poi è stato, è stato diversamente Abbiamo anche un Leclerc che ha, cambiato, ha stravolto parecchio l'assetto perché prima mezz'ora praticamente non ha girato e poi come ci dice Gabibbo, un passo con le medie è molto elevato perché praticamente con le soft ha fatto meno di un decimo meglio e con le medie aveva fatto un grande giro a 2-3 decimi solamente dal tempo di Sainz con le soft nessuno ha fatto un long run in questa, in questa giornata molto probabilmente perché eh, come detto qui le qualifiche sono più fondamentali che da altre, in altre piste e quindi Tanti si sono concentrati sulle qualifiche. Anche Verstappen ha girato poco. Eh. Mi sembra abbia fatto solo un, gi un giro veloce: un tentativo di giro veloce e basta. Uh, quindi, sì, insomma, eh, però, diciamo che comunque le, le libere servono a questo: a cercare l'assetto migliore per qualifiche sì. e gara e, e soprattutto e a cittad... fare delle simulazioni di long run, sì. e soprattutto nei cittadini servono anche i piloti per prendere pratica perché, ovviamente, queste piste di soprattutto... riferimento con i muretti, con esatto. le curve. Soprattutto anche da dato dal fatto che sono due anni che non, non c'è la gara a Singapore, quindi sono tre anni che non si corre, quindi magari un attimino di eh, riprendere un po' la mano, tra virgolette, de della pista, riprendere un po' confidenza. Grazie si è scattata a muro nell'FP1, nell'FP2, nello stesso identico modo, ci dice Massimo, e questo è vero, sì. si, si ricollega a quello che stavamo dicendo adesso, insomma, che i piloti, soprattutto al venerdì cercano i limiti dei, dei, i limiti della pista i limiti delle proprie vetture quindi ci sta che qualche, qualche errorino eh, abbiamo visto anche Sainz a un certo punto andare larga abbiamo visto Verstappen eh, tutto, tutto nella norma tutto nella norma sì sì sì, sì. Eh, a quanto, sta... è, a quanto è, cosa è quotato il GOT a muro? secondo me zero cioè, se... cioè nel senso che non cioè... ci finisce scusa ho sbagliato 1 cioè, e 01. <ride> cioè, facilissimo. Ah, cioè non ci finisce. Sì. Non ho capito, non ci finisce. O ci secondo, finisce? Me non, secondo me non ci finisce a muro. La tifi, ah. oppure può anche darsi che abbia, che abbia pensato. Ma sai che c'è? Ma a me non me ne frega più niente. Io la, la spacco nel muro ogni gara. Tanto ormai, già. Cioè, è vero. No, tra l'altro, la tifi non ha mai girato qui perché 2020 2021 La tifi ormai. non ha mai girato qui. È vero. Eh, e questo è anche un bel eh, però nelle libere lui non l'ha mai messa a muro, eh. È ultimo in tutte le sessioni, ma non l'ha mai messa a muro. Sì, sì, no, infatti. Perez invece ne nominato, ci, ci dice Mattia. E Perez purtroppo è già a diverse gare Perez che... è nell'anonimato da Australia 2021, dall cioè, scusa, dalla prima gara del 2021. No, All'inizio di quest'anno era andato bene. Eh. Mi ricordo qualche gara. Baku all'inizio sì. era in testa. Monaco ha Poi vinto. Poi è vabbè. arrivato il Moot e gli ha detto: Ciccio, sbassa la cresta. Eh... Perez. È così. Perez deve fare il secondo. Perez fa, fa quello che deve fare. Non riscontriamoci che ha tipo 9 punti dalle clerche, eh, Perez. <ride> non, ah, è certo, che... sì, sì. <ride> non è che sia e senza fare niente vedrai che arriverà secondo nel mondiale ah, molto proprio sì. senza muovere un muscolo Verstappen ha fatto solo 8 giri. Eh, già B2. che ci siamo... sì, lo, dicevo prima, lo dicevo prima anche Leclerc ne ha fatti pochini problemi d'assetto ma uh, non, lo, non lo so potrebbe essere dice... sentivo dicevano a Sky che a Red Bull hanno dovuto leggermente alzare le vetture perché avevano dei problemi di... Sobalzi, non lo so, vediamo però. Comunque, quanto ha fatto praticamente facendo un giro solo, è arrivato tipo quarto. Quindi, sì. non, non credo. Anche se comunque su questa pista ci ricordiamo bene: eh, cos'era 2000? L'anno che Mercedes dominava, e poi ah, arrivo, si arrivò qui e fe fece schifo solo in questa gara. Quindi, Era forse 2016... il 2000... 2019. 2019, però anche no, nel 2015, nel 2015, forse che, sì, fece, che terza fece terza fila dopo che tu tutti gli anni aveva cioè tutte le altre gare aveva fatto prima fila. È eh, 2015 esatto che non si capisce esattamente come mai Mercedes è stata in difficoltà, però sinceramente... Non... comunque, stavo notando che sul nostro video dei segreti del circuito di Singapore, che se non avete visto è uscito oggi, quindi quando finisce la live andatelo pure a recuperare, eh, sta arrivando l'orda dei negazionisti del Gran Premio del 2017, secondo i quali quella gara non è mai esistita. Ma io la sostengo questa cosa. Tra l'altro me la ricordo benissimo perché era esattamente una settimana prima che nascesse mio primo figlio <ride> e mi ricordo come se fosse adesso le... anche io me lo ricordo I bene Santi io, quando ci fu quella gara io ero allo stadio a vedere il toro che già per me è una cosa impossibile eh, perché io non sono del toro, ero a vedere il toro con Matteo che è il, il nostro cameraman e mi ricordo apri i twitter e guardai il e che cosa stava succedendo mi, mi, mi sono girato verso lui e ho detto sono andati tutti e due fuori dalla partenza e, e in quel momento stranamente attorno a noi non c'era nessuno che parlava e riecheggiato un, un San Giuseppe eh, in, quel, in quel settore dello stadio no, io me la ricordo benissimo quella giornata e mi ricordo perché eh, mi ricordo che eh, Hamilton era molto in difficoltà sull'asciutto era Fece quinto mi pare sulla grilla o sesto qualcosa del genere. Mi svegliai la mattina, uh, dai su Instagram e vedi uh, uh, la storia di Lewis Hamilton che metteva la foto che stava iniziando a piovere e lui diceva tipo oh 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 nel senso eccoci vedi cosa... E io lì a imprecare ovviamente che culo c'ho qui <ride> queste cose qui ho detto sta a vedere cosa succede infatti mi metto lì Partenza e arrivederci. Grazie. Dopo quanto cioè, da sesto a primo in uh, 500 metri, Hamilton mai sì. piovuto a Singapore fino ad allora. Preciso quel giorno lì. Vabbè, comunque, Verstappen è diventata la nemesi della Ferrari da quel GP. No, non è vero, lo era già da prima. Da Barcellona 2016 era la nemesi della Ferrari sì. quando, do, quando le Mercedes si buttarono fuori. Tutti pensavano, vabbè, dai. Doppietta facilone, facile. invece vinse Verstappen. alle solito con la Red Bull da, no, vabbè, in... ma anche prima da lì. Non... Poi quando si era incartato con Raikkonen eh, diverse volte. Comunque ce, ce ne sono abbastanza. No, vivi. ce ne sono, mi ricordo. Fettel girato in Cina nel 2017 o 2018, sì, non mi ricordo. 18, 2018. 2018. Eh, Messico, sempre con Fettel che taglia la chicane per stare davanti e lui che impreca contro Charlie Fettel che manda a quel paese Charlie Whiting. Poi vi ricordo la, la curva tagliata ad Austin sul Raikkonen che poi venne squalificato. Insomma, ce ne sono state. Le eh. eh, stappe... Insomma ne ha fatte negli anni, anni passati, poi adesso non sbaglia più e quindi cosa, che cosa devo dire? Allora avevo visto una... Uh, ah ecco questa qui, questa questione che secondo me è interessante. Per gli ultimi sedili disponibili chi pensate arrivi? Allora gli ultimi posti disponibili, allora, tra l'altro la grafica di Formula 1, non so se avete notato, da per certo Gasly in Alfa Tauri. <ride> io sinceramente Gasly io penso che Gasly alla fine andrà in Alpine perché perché è giusto così perché Gasly deve andarsene da, da Red Bull che, che non ha perché non ha più futuro non ha più futuro lì ma già non l'aveva da quando è stato declassato da, dalla prima squadra tra virgolette quindi penso che l'Alpine per Gasly sia Assolutamente la soluzione migliore. Si dice che Red Bull sia in difficoltà a trovare un secondo pilota della loro, della sotto le loro, insomma, dei piloti della loro Driver Academy. Volevano eh, un sì, cacciato, sì, volevano l'americano, però non, non gli hanno dato la super licenza. Quindi sembra che prendano The Breeze, che penso che. Si merita assolutamente un'occasione in Formula 1, se la meritava anche prima di, di Monza. Eh. Oh. Sì, 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 e soprattutto non con la Williams. Se la Williams continua a essere quella sì. di adesso, perché comunque è un pilota capace, e sì. non, lo non lo relegherei in fondo alla griglia al posto dei latifi, dei Mazepin, eccetera, eccetera. Quindi eh. direi assolutamente: Gasly al Pin Vries Alfa Tauri, as punto interrogativo. Eh... As ah, non si sa, si dice che Mick Schumacher potrebbe rinnovare, ma si dice anche che eh, non abbia un rapporto così eh, roseo con Steiner, eh, quindi non si sa. Eh, quello che, che è certo è che se si prende Ulkenberg allora tanto valeva tenere Mick perché eh, non sarebbe di, di nessuna utilità a nessuno. Eh, Schumacher abbiamo capito tutti che non è un pilota fortissimo, è un pilota da metà classifica che fa il compitino eh, e che più di quello non riuscirà a fare in Formula 1, probabilmente in altre categorie troverà un'altra espressione, però eh, detto questo, eh, mandare via Mick Schumacher per prendere uno che eh, non è mai riuscito neanche a fare un po' di un Formula 1, allora mh, quanto, cioè, cosa, cosa, di cosa stiamo parlando? No, infatti... tanto, tanto che Hülkenberg continua a essere a, a gravitare attorno alla griglia eh, senza Seppe. un particolare motivo perché ci sono un sacco di piloti eh, penso a Schwarzman, penso a vabbè, Piastri adesso avrà il suo, il suo sedile McLaren però eh, i piloti che escono dalla Formula 2 che si ritrovano lì e hanno ancora la Formula 1 intasata, tra virgolette, da, dai, dagli Alonso, dai, dagli Jürgenberg, da, dagli Hamilton, perché anche Hamilton, comunque Vettel, eh, che adesso andrà via, però comunque non è se la Formula 2 è promossa come the road to Formula 1 e poi quello che arriva in Formula 1, quello che vince il campionato, non riesce neanche a esordire in Formula 1 l'anno dopo, allora... Non ha, non ha molto senso promuoverla così. No, infatti anche Drugovic è un'occasione se la meriterebbe. Il problema è che non ha sponsor particolarmente renumerativi alle spalle e questo si sa è fondamentale. Eh, ritorna Antonio, ci dice Gabibbo. Eh, purtroppo per Antonio le speranze secondo me sono abbastanza basse perché come no, li fai? As, cioè, cambia Mic con, con Giovinazzi, con tutto rispetto a Giovinazzi che è un pilota valido, però... Eh, cioè, cosa, ecco, li, per prendere lo stesso pilota. Cosa li cambia ad As? I risultati, a, i risultati a, a, sono sempre gli stessi. A quel punto tieni Mic, eh, io infatti, secondo me, io sono ancora abbastanza... Cioè, se dovessi dare una percentuale, darei più percentuale a... Al, al fatto che Mick rimanga in as, perché alla fine ad As cambiare pilota non li cambia molto. Mick se non è in As, non ha tante altre occasioni, anzi, quasi nulle, e quindi penso che alla fine si arriverà, si arriverà ad un accordo. Manca il sedile di Williams. E io continuo a pensare che arriverà un pilota pagante. Perché Williams ha bisogno di liquidità. Dopo che ha mandato a casa i soldi della Fifi. E non lo so se dice Purshare, non so com come si pronuncia Teo Purshare, sì, però non lo so. Anche lì vedo, non lo so. Un pilota che non si è mai visto, un in grilla. insomma, un debuttante. Qualcuno che porti tanti soldi, sì, sì, beh, per carità. Eh, C'è anche Sergeant, tra l'altro, che è nella nell'Academy Williams quindi. Eh, Volendo certo. ci sarebbe anche lui, c'è anche Schwarzman che è nell'orbita Ferrari, però eh, non lo so. Schwarzman Ma in io, ass? Schwarzman io dico in che, ass. Eh, se Schwarzman non ha esordito in Formula 1 ci sarà un motivo, per carità, eh, però comunque dovrà fare queste sessioni di libere. Eh, io non credo che lo vedremo in griglia. Tutt'al più fare il terzo pilota. Uh, ma anche lì è un peccato perché, a parte la sua situazione, uh, proprio di super licenza è particolare, perché correrebbe, se non sbaglio, sotto bandiera israeliana. che Piccola parentesi: toglie la bandiera esatto. della Russia per mettere quella di, per quella di, di Israele. Non è che cambi, poi molto a livello di scenario internazionale, però va bene. Eh, a parte quello, eh, io credo che Schwarzman. Um, Abbia fatto vedere delle ottime cose In partenza di Formula 2 Poi si sia perso eh, Anche non sono più arrivati i risultati e, e chiaramente Arrivare da un momento In cui in Formula 2 Non riesce a spiccare E esordire in Formula 1 ce ne passa eh, Quindi credo che in Ferrari Non, non lo, lo vogliano tenere Come terzo pilota Per poi eh, cercare di farlo esordire In altre categorie Ah eh sì Tanto è arrivato Dark Angel dal suo triste ufficio, come sempre, ciao. Ari, eccolo. Ciao, grande. E abbattitore invece si dice, finché non ci saranno almeno 22-24 vetture, avere piloti direttamente da F2 sarà durissima. E questo è un altro tema, perché ci sono solo 20 posti disponibili e non è come prima che c'erano 16... Fino a Tanto Lollo si è abbonato, grandissimo, ma visto? L'avevo detto all'inizio che si era abbonato, quindi... Lollo. A... Allora, io ho visto avevo che anticipato. Ho visto che aveva scritto come si fa ad abbonarsi con Prime e poi ci è riuscito da solo. Vedi, grande, bravo. Grande. Complimenti, grande lollo. Insomma, eh, stavo grazie dice... mille, grazie sì. mille. Eh, tra l'altro, non abbiamo ancora stabilito cosa facciamo quando arriviamo a 100. Eh. Ma a 100 iniziamo la carriera COP. Ti devi allenare, ah, iniziamo la carriera COP. Quindi devo prendere sostegno per il volante. No, perché io l'ho provato il volante, il problema è che non ho un posto dove appoggiarlo, <ride> e quindi viene un disastro totale perché vibra tutto e, e si stacca. E quindi mm. ho rischiato di distruggerlo la prima prova che ho fatto. Bene. E comunque mi trovo malissimo, sarà molto divertente. Sarà veramente divertente. Ci rideremo su allora, per il discorso grande che lollo. Ci ha messo un bel mazzacana in chat che è sempre piacevole, e come, dice, come si diceva prima, quando c'erano 26 eh, posti disponibili, addirittura 30, 32, 35, fino anni 80, inizio anni 90, e le possibilità erano molto più elevate per i piloti. Con 20 posti, con un Alonso che continua a gareggiare, <ride> che prende magari spazio a qualche giovane, e i posti non sono tantissimi, e quindi tra quel. Tra quelli che portano soldi E quindi magari Prendono ulteriori posti <ride> A chi meriterebbe di più eh, rimangono, Ne rimangono pochi Ci sarebbero diversi piloti Che meriterebbero di essere in Formula 1 Stesso anche Ulkenberg Potrebbe essere di, di, di quelli Ma tra i giovani Schwarzman e Drugovic Un'occasione se la meriterebbero Però eh, l'elenco sarebbe anche lungo De Vries sono due anni quando ha vinto il titolo F2? 2019? Mi pare? È sì. È sortito sì. solo adesso. Ha, tra l'altro, non è neanche più giovanissimo perché ha 26-27 anni, mi pare. Quindi. 26. E ha dovuto aspettare tantissimo per avere no, la sua occasione. Purtroppo i posti sono limitati, ragazzi. Nel calcio è più facile perché ci sono più posti. In Formula 1 ci sono 20 posti e quelli sono. Massimo chiede se il P4 nel campionato costruttore sarà di Alpino o di McLaren. McLaren non ha alcuna possibilità di fare P4 in costruttori, sarà Alpino, sì. il 110%. Sì, credo anch'io, credo anch'io. Oggi è il compleanno di Vestappen, l'abbiamo già osannato, tra virgolette, ne... nelle nostre pagine di oggi, A nostro modo. <ride> uh... Più un... Ma questo è più per il 2024. Dugrovic in Astol Martin a posto di Stroll. No. <ride> cioè, no, Stroll licenza il proprio figlio. Finché Stroll non zoppicherà, non se ne andrà dalla Formula 1. Direi che Ci si chiede, non c'è niente da aggiungere. Eh, la cosa più spaventosa è quanto le grandi case non siano interessate a entrare in Formula 1. Un esempio è BMW che ormai da anni che smentisce di voler entrare nel Circus. Eh, dipende se, perché adesso abbiamo anche se, comunque, Audi ora e nel... Porsche eh, che stanno entrando, ma non entrano come costruttori perché eh, si vocifera anche il fatto che Domenicali non, eh, non voglia allargare la griglia, quindi eh, si rimane sempre, blocca sempre bloccati. Eh, Porsche ha, ha fatto zompare il, cioè Helmut Marko ha fatto zompare il contratto con Red Bull perché Porsche Mazzini. voleva a sua detta controllare troppi. Eh, aspetti della scuderia e, e ci mancherebbe ancora il Porsche e, eh, e quindi <ride> però eh, rimane, eh, rimangono pochi team io credo che alla fine sarà Haas a finire sotto Porsche eh, perché togli uno togli l'altro togli il quarto e eh, arrivi lì Audi entra come costruttore al posto della Sauber non è vero e Audi entra come supporter di Sauber eh, probabilmente la scuderia si chiamerà, si, si chiamerà Sauber Audi credo allora intanto Phil si è iscritto ciao benvenuto uh, dopo ci giocate su FIFA sì, sì facciamo la nazionale piloti e poi Lollo ci chiede se è con rinnovo meritato Sì, per me sì non ha fatto al, al contrario di Formula 1 manager eh, nella nostra carriera eh, qui diciamo che comunque qualcosina ha fatto vedere poi, ovvio, non è un fenomeno, però è un pilota onesto che ha fatto il suo. Non ha fatto particolari casini, errori, drammi. Quindi, no, esatto. Già questo, Anzi, è... la pure, se l'è pure vista brutta a, sì, a Silverstone. Sì. Quindi sì. Già questo, <ride> diciamo che un anno, un anno in più se l'è guadagnato. Almeno quello, allora uh, dice. Abbattitore dice allora Domenicale è un cretino vuoi spettacolo vuoi competizione fa entrare qualche macchina in più eh, non è sempre guarda, vero è... Abbattitore esatto. però eh? perché se non le squadre devono essere Caterham neanche... HRT Virgin che facevano Marussia. Marussia che facevano gare a sé cioè c'erano i primi 20 e poi loro sei che battagliavano tra di loro e basta questo non è essere spettacolo in più, questo sono solo shikan mobili in più in pista che danno fastidio. Quindi I milioni devono... di dollari che vanno nel esatto. Quindi se devono essere competitive, sono d'accordo con te. Ma se bisogna metterle per forza, eh, no, insomma, devono essere squadre serie insomma che possono battagliare con, con quegli altri. Massimo mi exactly. la, la, la Real Purtroppo. La Real non, non rivuole Massimo? No? Non funziona così, scusa. <ride> Sei sprint. Comunque, più che altro. Ma vai. No, più che altro volevo dire che, eh, chiudendo poi questo discorso, eh, non ha senso far entrare altre scuderie in Formula 1 se dietro non ci sono investitori importanti, nomi importanti e garanzie di eh, competitività. Eh, ciò vuol dire che per farlo devi appoggiarti a chi in Formula 1 c'è già, che non è disposto a foraggiare nuovi avversari e quindi è tutto un circolo vizioso eh, sì. che non si potrà mai risolvere nel man nella maniera giusta, ma soltanto con muro contro muro che non porta mai a niente, come ben sappiamo. Ad Risposta secca, sei sprint troppe per la prossima stagione? Sì, pure due sono troppe. Pure una. <ride> Allora, no, io mh. vi dico la verità, uh, sono stato a Imola e ho visto la sprint dal vivo. Uh, la sprint dal vivo è divertente, però uh, finisce troppo presto e tu dici, ma allora cosa l'hanno fatta fare? Sono partiti, ci sono stati quattro sorpassi e, e noi adesso andiamo via dopo mezz'ora. Cioè, è vero oh. che dopo c'era la, la F3 eh, ed è stato molto più divertente, uh, però uh, anche per il pubblico... È molto, molto più avvincente vedere una qualifica col formato classico Q3, Q2, Q1. Sì, anche perché la sprint dura meno spin. della qualifica normale. Perché la, qualifica... La, la sprint, sprint dura, dura meno e, e, ed è semplicemente una processione perché è fatta in circuiti eh, veloci ma dove le, le vetture vengono praticamente caricate tutte allo stesso modo, con lo stesso set, con le stesse, con le stesse gomme, non ci sono capi gomme. A meno che non ci sia un incidente non cambia niente o a meno che problema. non ci sia... Un pilota molto forte dietro, come Sainz, in quel caso, che doveva recuperare eh, per arrivare nei primi quattro, e allora eh, la macchina più performante fa qualche sorpasso in più, però a parte quello, la sprint non dà e non aggiunge niente alla Formula 1. E il problema è che eh, la sprint. È fondamentale per la gara poi di domenica e questo è un disincentivo per i piloti a battagliare perché, perché rischiare una posizione in più per perdere 7-8? Perché se vado largo, eh, cioè, un errore lo paghi tantissimo. No, più che altro lo, è alzato componenti della vettura. e rischi le componenti. Quindi, allora io sarei d'accordo in qualche sprint ogni tanto, in, in circuiti specifici, tipo Brasile, secondo me, è una pista adatta. Però con un formato diverso, cioè un formato simile Formula 2, cioè un evento tra qualifiche e gara che però è completamente estraneo, dalla, cioè, no, il, il cui risultato non incide sul risultato del Gran Premio che, che è, la, è un evento a sé, ok? Cioè quali... Cioè ci sono qualifiche e gara, qualifiche, le qualifiche, la gara la domenica a parto come le qualifiche. Poi se nel mezzo ci voglio mettere una sprint, che ne so, a griglia invertita, che però non mi va a inficiare sul risultato poi anche del Gran Premio, allora secondo me avrebbe già più senso. Avrebbe già più senso, sì. perché comunque i piloti sono liberi di battagliare, sono liberi di battagliare perché comunque anche se sbagliano poi la domenica comunque ripartono nella stessa posizione, quindi no non, non c'è problema a griglia invertita e quindi c'è più spettacolo quindi se si vuole se si vuole vogliamo lo spettacolo a tutti i costi facciamo la sprint a griglia invertita però senza la facciamo prima non facciamo la formula 2 la facciamo dopo la facciamo prima e poi però la gara è un evento completamente a sé non vado a influenzare il risultato della gara ah, già secondo me av sì. av av così avrebbe già più senso ciao Massimo ciao buonanotte a te Iuri sta riscrivendo le gare spinte della MotoGP. Eh, allora, se la MotoGP le fa così, secondo me sono fatte meglio. Ora, magari la MotoGP l'ha messa a tutte le gare. <ride> Forse sì, la esagerati. MotoGP non la commentiamo perché non è affar nostro in questo no, momento. No, però, però, comunque, non abbiamo la competenza adatta. Quindi, non, non commentiamo. Però, so che l'anno prossimo anno le metteranno a tutte le gare. Sì, Insomma, sì. Allora, prima di, prima di concludere questa prima parte di live, che tra l'altro vi ricordo che potrete ritrovare da domani sera sul nostro eh, secondo canale YouTube. Sì. Che è Le Live, dimenticate. Quindi, dove ricarichiamo le live. Questa sarà caricata senza tagli, eh, perché appunto è una live di talk, ma quella sì. di gameplay sono tagliate e editate. Quindi, eh, se volete farci un salto, sono anche più godibili. Eh, io vorrei, Yuri, se sei d'accordo, fare qualche anticipazione su We Race, sulla cartata dimenticata perché eh manca sì. sempre meno. Eh? Eh sì. Mancano 10 giorni alla cartata dimenticata. qua eh? Allora, ehm, come, come sapete, eh, correremo eh, a Rozzano, eh, correremo l'8 ottobre, data importante. Non solo perché c'è la cartata dimenticata, ma anche perché uscirà un video. Che, secondo noi, è il miglior video che sia mai stato fatto sul canale della Formula 1 dimenticata, quindi sì. già via, pre vi preallertiamo. Un cordiale saluto da Gianfranco Mazzoni. Eh... Ciao Fritz! Che cos'è la cartata dimenticata? La vogliamo spiegare in poche parole? Eh, la cartata dimenticata è un evento dove le... si daranno giusto lustro alle vecchie scuderie che non hanno avuto possibilità di emergere in Formula 1... Le mettiamo tutte insieme in una volta, e una di queste vincerà almeno una gara della loro storia. E ci sarà esatto. questa, questa cartata, il um, cartodomo di Rozzano, un cartodobo che ormai con Will Race. È stato un rapporto. Insomma, già hanno già corso in tante, tante gare. Con il formato che va per la maggiore, cioè quello della gara endurance di due ore. Con cambio pilota con squadre di quattro piloti. Siamo 20 squadre. Quindi saremo 80. Tutto piloti. esaurito, eh? È già tutto, tutto esaurito. Es già tutto esaurito. Ed Ed è è per questo già da... che ne faremo poi anche altre, ovviamente. Non sarà solo questa. Sì, sì, ma, ma già. Io volevo... Non so se hai letto nei commenti. Ci cioè, hanno già chiesto di andare a Siena, di andare, insomma, di andare in tanti posti. Sì. <ride> Quindi insomma. Prima o poi così. Verremo, da, verremo da tutti, prima o poi. Adesso vorrei, volevo solo farvi venire un po' di brividi, eh, leggendovi le scuderie che prenderanno parte. Eh, le sanno solo i piloti fino a questo momento, adesso le saprete anche voi di Twitch, le scuderie che prenderanno parte alla prima edizione della cartata dimenticata. Eh, tra l'altro c'è anche un'idea eh, in embrione, cioè quella di far diventare la cartata dimenticata un campionato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le scuderie saranno sempre le stesse, eh, ovviamente i piloti no. Però, i piloti concorreranno volta per volta per, un, per una certa scuderia e sarà eh, loro eh, il, eh, il compito di dare più punti possibile per mantenerla in alto in classifica. Ma questo poi lo spiegheremo quando avremo certezza di fare altri eventi. Allora, eh, le scuderie sono Osella, Andrea Moda, la Russo con pistola incorporata, Super Aguri, Forti Corse. Fond Metal Cateram, Pacific Racing, Real. Eh, chi è che voleva la Real era Massimo e eh, ce eh. l'avrai. Eurobrun, Mastercard, Lola, HRT, Copersugar. Che tra l'altro eh, in squadra ha un Fittipaldi. Io non so quanto sia parente, però intanto abbiamo visto il cognome, abbiamo detto vabbè, lui non può non correre per la eh Copersugar. No. Ecco. Eh, poi abbiamo ancora Coloni, eh, La Life, Onyx. Lambo Modena Team, Syntec ZachSpeed e AGS. Cioè, Chi voleva la TS nei commenti mi dispiace, però erano solo 20. Abbattitore, mi dispiace. Non mi sono venuti i brividi a, a sentire tutti questi nomi insieme. Sì, io, guarda, non si vede, però eh, una ci di queste scuderie vincerà una gara. E tra l'altro, Yuri, eh, tu sei il capo squadra dell'Andrea Moda. Esatto. Che, eh... Eh, che non solo correrà in pista, eh, ma ci saranno anche i ragazzi. Da quanto sappiamo del documentario sull'Andrea Moda che verranno a. Ci hanno detto che vengono. Ah, che verrà... Ci hanno detto che vengono a fare delle e... riprese. Un po'... Un po Abbiamo così. anche gli adesivi, Andrea Moda: eh? Quindi... esatto. esatto. Tra l'altro, ancora una cosa, dato che ce l'ho qui in anteprima mondiale. Eh... Questo è il premio della cartata dimenticata. È uno dei premi, in realtà sono tanti i premi, eh, perché sono, sono parecchi. Eh, questa è una medaglia che abbiamo fatto fare. Eh, sono arrivate tre in più di ognuna e, e meno male perché molte sono danneggiate, <ride> però vedi questo è eh, che si, che, che, il rischio che si corre nel fare le cose. Eh, con i motori economici di facile installazione. Esatto. Quindi non ci saranno solo le medaglie, ovviamente ci sarà anche una medaglia per il giro veloce, ma eh, assieme alla medaglia ci sarà un omaggio del, di uno eh, dei nostri sponsor, eh, che è Hill Threads, e per il team che riuscirà a, ehm, come si dice, caratterizzare meglio la propria, la propria scuderia, ci sarà un premio molto particolare. Che è molto legato a questa pagina ve l'ha tutto documentato ovviamente in un video quindi naturalmente se sì. no se non venite comunque date a vedere il video perché sicuramente sarà divertente però comunque cercheremo di ripetere la, la cosa se andrà bene perché è la prima volta per noi però vediamo vediamo un po dai come va Esatto. Speriamo allora almeno che il, tempo, che... che il tempo ci, ci dia Sì, quello, sì, quello sì Sennò dovremmo ingaggiare Barrichello Se piove <ride> Allora, io direi che i tempi Sono maturi per cercare di fare Questa cosa bruttissima Ma bellissima che è la nazionale piloti Su FIFA 23 Il tempo di accendere e cambiare regia Perché adesso lo sta facendo Yuri Adesso poi la devo fare io E, e ci rivediamo qua Datemi 5 minuti e siamo di nuovo qui.